Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te. Il circolo poco virtuoso dell'inquinamento che torna nei nostri piatti. Parliamo di microplastiche, quei frammenti così piccoli di plastica che non si vedono a occhio nudo, ma che troviamo dappertutto, nel pesce che compriamo e che mangiamo, nell'acqua che beviamo e, come ha scoperto il Salvagente, addirittura nei soft drink che compriamo già pronti, quindi cole, aranciate e compagnia. Bene, vediamo cosa abbiamo trovato dentro nei nostri laboratori. E con il professor Alberto Ritieni rimaniamo in ambito marinaro, diciamo, e oggi andiamo a vedere come si scelgono i frutti di mare con l'occhio, con l'orecchio e con il naso. Da Mare Nostrum a Mare Plasticum il passo è breve. La situazione del nostro Mediterraneo è di ora in ora più grave e stime recenti ci raccontano una situazione che è ben oltre il livello dell'emergenza. Secondo i dati del recentissimo report del WWF Mediterraneo in trappola, come salvare il mare dalla plastica, il Mediterraneo è oggi uno dei mari più inquinati al mondo, con la plastica che rappresenta ben il 95% dei rifiuti in mare aperto, sui fondali e sulle spiagge. Ma se bottiglie, piatti usa e getta, involucri rappresentano un problema ben visibile, ad essere dannoso per l'ambiente e quindi anche per l'uomo sono quelle particelle invisibili ad occhio nudo. Le microplastiche sono un problema assolutamente emergente, soprattutto nel Mar Mediterraneo, in cui la concentrazione di microplastiche risulta essere molto più alta di quella che è stata ritrovata sotto le grandi isole di plastica che sono sparse negli oceani di tutto il mondo. Sono plastiche di dimensioni molto piccole, difficilmente visibili e quindi anche difficili da rimuovere dall'ambiente, perché appunto per le loro piccole dimensioni è molto complesso rimuoverle e toglierle. Il pericolo dunque è più vicino di quanto pensiamo. Dal mare alle nostre tavole il passo è breve e quello che abbiamo buttato in mare ritorna nei nostri piatti, nell'acqua che beviamo e non solo. C'è uno studio per esempio del Salvagente che ha analizzato tutte le bevande in commercio e sono state trovate in tutte le bevande che consumiamo microplastiche, sono state trovate nel pesce ovviamente proveniente dal mare, nei molluschi, nei crostacei, nel miele. Quindi diciamo che ad oggi sono tantissime le fonti da cui ingeriamo microplastiche e le conseguenze sulla salute sono oggi ancora da approfondire, ci dice la comunità scientifica. Sicuramente c'è un problema di trasferimento di contaminanti dalle microplastiche al nostro organismo e anche trasferimento di batteri e virus che si attaccano a queste microplastiche e quindi possono essere veicolate all'interno dei nostri organismi. Insomma, la situazione dell'inquinamento da plastica è un problema reale, oltre che slogan elettorale. Nei mari di tutto il mondo sono presenti più di 150 milioni di tonnellate di plastica e senza un deciso cambio di rotta entro il 2050 potremmo arrivare ad avere in mare più plastica che pesce. Ma c'è anche una sorpresa che segna un inaspettato punto a favore dell'Italia. Se parliamo di riciclo della plastica, l'Italia performa abbastanza bene, sebbene con differenze significative tra il nord e il sud. Comunque siamo un paese che con il 44% di plastica avviata al riciclo può avere un risultato abbastanza soddisfacente. Ovviamente dobbiamo assolutamente incrementare questo tasso, ma in Europa per una volta forse un pochino ci difendiamo. Come avrete capito, siamo sommersi, siamo circondati da un mare di plastica. Che la si veda o no, poco cambia, il problema rimane. E la soluzione non dipende solo dalla nostra raccolta, magari differenziata, dipende anche dalle industrie. Adesso ci occupiamo però di frutti di mare. Sapete come sceglierli? Innanzitutto, sapete che bisognerebbe ascoltarli? Beh, questo ce lo spiega tra pochissimo il nostro professor Alberto Ritieni, ma intanto abbiamo chiesto a voi come li valutate sul banco del mercato, come valutate la loro freschezza. Sentiamo cosa ci avete risposto e dopo la pubblicità con il professor Alberto Ritieni sentiamo qual è la verità. Mi affido a chi li vende, cioè vado dal pesciarolo che conosco e crudi non li mangio, cotti sì, però mi affido a loro insomma. Ma io i frutti mani non li so riconoscere, diciamo, mia moglie compra più congelato. A fiducia, lavorando in un mercato non è un problema, loro sanno quando è il momento di darmeli oppure no. No, questo sono ignorante in materia, non posso rispondere perché
non ci penso io a comprare il pesce, quindi non ne ho la più pallida idea, signor Hunter. Io no, i frutti di mare non li compro, perché la spesa la fa mia moglie, però non è, del pesce non ne compro tanto, più che altro compro spigole, sogliole, frutti di mare non è che mi fido tanto. Ma l'odore innanzitutto, se vedete anche del colore. Ragazzi, parliamo dei vegani, non sappiamo andare a comprare il pesce fresco. Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te. Da Bricofer ordini al telefono dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e in 24 ore siamo a casa tua. Scopri di più su bricofer.it. Fino al 24 dicembre, stufa pellet TIN 10 kW Vulcania a 890 euro. E ancora 7 trapano avvitatore più avvitatore a impulsi Newton a soli 89,90 euro. Bricofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Bricofer, tra il dire e il fare. Amo i frutti di mare e so che per sceglierli bene ci vuole occhio, ma anche orecchio. Vero o falso? Assolutamente vero. Una delle, diciamo, frontiere più importanti è riuscire a utilizzare tutti i sensi. È chiaro che in alcuni casi è possibile, in altri un po' meno. Nel caso dei frutti di mare, significa cozze, lupini, vongole e quant'altro ci viene in mente che viene donato dal mare sotto forma di mitili, è importante anche il suono. Vederli è sicuramente una cosa importante, ma avere in questo caso la possibilità di sentire ciò che accade non è da poco. Il frutto di mare in effetti è formato da due valve più o meno resistenti che tendono a chiudersi in maniera tale da impedire da parte delle esterno di sottrarre l'acqua e così permettere al mitile che sta all'interno di sopravvivere più a lungo. Uno dei modi più, come dire, facili da ricordare è chiudersi come un'ostrica. L'ostrica è uno dei frutti di mare dove effettivamente la chiusura è così forte che occorre avere una grande esperienza e un coltello. Quando noi compriamo i frutti di mare possiamo adottare varie tecniche, sicuramente dobbiamo sentire il profumo e quindi dal profumo capire se veramente stiamo parlando di un prodotto fresco, ma in molti casi si vede che il commerciante tende a mettere i frutti di mare sul tavolo e a sentire il suono che fanno. Se suonano vuoti come fossero delle nacchere, per intenderci spagnolo, significa che all'interno acqua non ce n'è più, si sono aperti, quindi il frutto di mare è definitivamente morto, si sono aperte leggermente le valve e tutta l'acqua che era contenuta all'interno è stata completamente persa. Non è un indice di freschezza, significa semplicemente che il prodotto sta da un bel po' di tempo. Ma anche la stessa cosa, prendere la retina di frutti di mare e verificarne il peso soppesandolo in maniera, come dire, manuale, rendiamoci conto che il volume non corrisponde a quanto ci aspettiamo, significa che all'interno c'è poca acqua. Se c'è poca acqua, anche in questo caso il frutto di mare è da molto tempo esposto e da troppo tempo, e chiaramente significa che la sua freschezza è un po' più lontana da quanto noi ci aspettiamo. Non solo questo, noi dobbiamo sentire, come abbiamo detto, gli odori, apprezzare la forza con cui questi frutti di mare riescono a essere ancora chiusi. Quindi quando poi li portiamo a casa ci renderemo conto se loro tendono a essere chiusi durante la cottura e poi aperti a vapore. Non ci dobbiamo fidare semplicemente dei frutti di mare perché sono belli o sono in qualche maniera stupendi da poter in qualche modo cucinare, ma dobbiamo rendercene conto attraverso i nostri sensi. L'olfatto è sicuramente importante, l'occhio è fondamentale. E in questo caso diventa importante anche il suono. Ricordiamoci sempre di accertarci che la provenienza di questi frutti di mare arriva attraverso delle filiere controllate, con i cartellini. Non possiamo fidarci di acquistare soprattutto i frutti di mare da persone che non sono, come dire, tracciabili attraverso bancarelle o vendite così estemporanee, perché i frutti di mare sono dei concentratori puri. Quindi se vogliamo mangiare bene, scegliamoli bene. Se vogliamo stare bene, scegliamoli bene e soprattutto scegliamoli sicuri, quindi scegliendoli da qualcuno che può tracciarli. Pensavate fosse facile scegliere dei frutti di mare freschi? Beh, così non è, però abbiamo imparato come farlo. La puntata si chiude qui, noi torniamo presto, torniamo con altri argomenti interessanti, seguiteci e continuate a scriverci a redazione@elsalvagente.it. Bricofer, la più grande catena italiana del fai da te.